Il fatto è che i blogger non li puoi contattare telefonicamente, li devi contattare o su Facebook o su Twitter, altrimenti il telefono no, niente, si rifiuta, si ribella. Luca, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, no, non sono fortunata con voi a livello telefonico, ieri con Nicola e Simona non andava, oggi con te inaspettatamente è caduta la linea, ci sentivamo fino un attimo prima, non ci siamo più sentiti, abbiamo ripristinato tutto, bene, ci è siamo. È che noi siamo sempre in giro per luoghi sperduti delle Marche, quindi... È quello il problema, se lo vogliamo esatto. Chiamare problema, perché in realtà è la nostra fortuna, siete la nostra risorsa, perché attraverso i vostri blog ci fate conoscere angoli nascosti delle Marche, delle bellezze che non ci aspettiamo nemmeno noi. Senti, parliamo di te, voglio che ti presenti al nostro pubblico, ai nostri radioascoltatori. Il tuo blog è I racconti dello stomaco. I racconti dello stomaco, sì. Quando hai iniziato? Io sono giovane come blogger, ho iniziato circa un anno e mezzo fa, poco più, ho iniziato per una scommessa con un amico, perché io di lavoro sono un promotore del territorio, quindi mi occupo di tutto quello che fa territorio, fa enogastronomia e turismo. E spinto dagli amici, dai, ma tu devi scrivere qualcosa, ma ci sono tanti blogger, manchi solo tu. È partito questo blog così, ma veramente per puro divertimento. Parte per puro divertimento, poi diventa quasi una mania. Io infatti spontaneamente ti ho detto quando hai iniziato, come se fossi un blogger seriale quasi. Sì, sì, ecco, è iniziato come un divertimento, poi è diventata una vera e propria passione, perché comunque ho visto che c'è un ritorno da parte del pubblico, gente che mi scrive, comunque mi fa i complimenti, quindi anche per una soddisfazione personale, ecco, poi si arriva addirittura a fare delle interviste in radio, quindi ecco. Ben venga. Esatto, ben venga. Qual è la materia del tuo blog? Allora, il blog è partito, come dice ovviamente il titolo, come un food blog, quindi parlando principalmente di piatti, ricette e prodotti delle Marche, principalmente in Macerata, perché io lavoro e vivo a Macerata principalmente. Poi ovviamente ho inserito un po' tutte quelle che sono le mie iniziative, le mie esperienze, dai viaggi a delle escursioni anche in montagna a piedi, sono un appassionato di montagna, quindi come già forse avrà detto qualcun altro dei miei colleghi, ci piace andare insomma parecchio in giro per i monti, sui sentieri, eccetera. E poi piano piano è venuto un po' tutto il resto, quindi si è aperto a nuovi orizzonti il blog. In queste settimane noi ci sentiremo sempre di mercoledì, di che cosa ci parlerai quindi? Allora, io ovviamente fedele anche al titolo del blog e anche per non andare a rubare spazio ai colleghi, giustamente parlerò di enogastronomia, quindi parlerò dei prodotti marchigiani, di qualche azienda che di eccellenza della regione, di qualche piatto tipico e anche, se volete, anche di qualche ristoratore particolare che magari vale la pena andare a conoscere. Bene, siamo molto curiosi. Senti, l'ultimo articolo che hai inserito sui racconti dello stomaco di che cosa parla? Allora, l'ultimo articolo, ho a parte rivisitato ultimamente Cingoli, sto scrivendo un articolo su Cingoli perché abbiamo recentemente realizzato una gita a Cingoli, un Insta Walk, quindi sto scrivendo proprio in questo momento, stavo scrivendo i Cingoli. L'ultimo non parla propriamente delle Marche perché è un racconto in chiave fantasy di un'esperienza, di una gita fatta con degli amici a Santa Massenza, che è un paesino in provincia di Trento dove tutti gli anni andiamo per la notte degli alambicchi accesi. È una manifestazione ovviamente sulla grappa, viene fuori sempre questo racconto fantasy perché poi tra i fumi della grappa diciamo che succede anche questo, esatto, rimangono un po' annebbiati i ricordi, quindi quello che viene fuori è un racconto più in chiave fantasy che reale. Bene, allora ci aspettiamo che ogni tanto ci porterai anche un po' fuori dalla nostra regione a scoprire altre curiosità che comunque riguardano il nostro bel paese. Luca, io ti lascio allora al tuo lavoro, visto che stai componendo il prossimo articolo per il blog. Invito tutti ad andare a visitare I racconti dello stomaco, a seguirti anche su Facebook o su Twitter. Su sì. Twitter però sei solo Luca Tombesi, vero? Sì, su Twitter per ora sono solo Luca Tombesi. Hai la tua identità personale, quella anagrafica. Bene, allora ti ringrazio, a questo punto ti do appuntamento a mercoledì prossimo. Va bene, sarò pronto. Ciao Luca. Ciao, grazie, ciao.